tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni Salvatore degli uomini, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nell'accattare al riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, pizza ciò che è sfiato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Siamo il venerdì, noi rivediamo la passione di Gesù. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Lodiamo il Signore nostro Dio eterna e la sua misericordia. Lodiamo il Signore nostro Dio eterna e la sua misericordia. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Alleluia, dobbiamo dirlo tutti. Santa pazienza. Ha ragione. Ripetiamo di nuovo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. E poi domani diventiamo creati per la gloria del tuo nome, benedetti dal tuo sangue sulla croce, segnati dal sigillo del tuo Spirito. Noi ti invochiamo, salvaci, oh Signore. Spezza le catene della colpa, proteggi i miti, libera gli oppressi e conduci nel cielo ai pieni pascoli il popolo che crede nel tuo amore. Siamo di onore a te, pastore buono, luce radiosa dell'eterna luce, che vivi con il Padre e il Santo Spirito nei secoli dei secoli, glorioso. Amen. Vogliamo riflettere sulla prima cosa, perché per noi è molto importante. La parola sfraghissi, sigillo, è un gengio pavo. Ieri sera è stata una festa, avevo 4-5 anni, e quindi il gengio pavo l'ho portato in chiesa. Allora, metto un accento, aspetta. Senti adesso che sei facendo allora il sigillo, cos'è questo? Il sigillo, cos'è il sigillo? Segno di appartenenza, come la targa, come la matricola, come la catenina. Sì, anche questo. Però attenzione, qui questo è un segno, un catenino così. Però lo sfraghissi è un segno indelebile che tocca anima. È una qualcosa di ontologico, dell'essere. Allora dice così, guardate, creati per la gloria del nome di Dio, di Gesù Cristo, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, creati per la gloria del tuo nome, nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quindi creati per manifestare, glorificatelo, creati per manifestare l'immagine di Dio da cui siamo stati creati, la rivelazione di Dio nel nostro volto.
facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Attenzione, creati per la gloria del tuo nome, redenti, recuperati, un recupero che avviene sempre, perché sempre noi tante volte cadiamo e siamo recuperati sempre, anche se 100 volte al giorno commettessimo lo stesso peccato e avessimo una contrizione continua, in quel momento veramente il Signore non si stanca mai di accoglierci, di perdonarci. Perciò dice: redenti del tuo sangue sulla croce. Quindi una redenzione perenne fino alla fine dei nostri giorni. Redenti dal tuo sangue sulla croce, segnati dal sigillo di appartenenza dello Spirito Santo. Quindi quando siamo battezzati attraverso lo Spirito Santo siamo segnati totalmente per tutta l'eternità come appartenente a Cristo, al Padre, per mezzo dello Spirito Santo. Segnati dal sigillo del suo Spirito, noi ti invochiamo, continua a salvarci, ad avere misericordia di noi. Basta così. Andiamo al primo Salmo. Salmo 35. Sì. Cosa? C'è due. Uno fa l'antifono e l'altro fa. Sempre furbo. Allora fai più faccio. Nessuno di voi ha le antifone? Sì, sì, sì. Sorgi mio aiuto, Signore. Signore, accusatimi chi mi accusa, combatti chi mi combatte, afferra scudo e corazza e sorgi il mio aiuto. Impugna, lancia e scure contro chi mi insegue, dimmi, sono io la tua salvezza. Anche così, va bene, sì. Dobbiamo sottolineare questo aspetto perché è importantissimo. È come se noi esortassimo il Signore a impugnare tutte le armi per difendersi dall'assalto del maligno. Aspettate, siamo a 35. Ed è per, ecco, ogni giorno abbiamo delle certezze e anche siamo spinti ad avere fiducia a questa verità che ci dà stabilità. Allora dice così, allora, accusa chi vi accusa, come viene chiamato Gesù, come viene chiamato avvocato, c'è anche l'accusatore, il pubblico ministero, il demonio ci accusa dinanzi a Dio. Gesù ci difende col perdono. Lui ci accusa e dice: vede cosa è debole, è fragile, ha voltato le spalle, ti ha tradito. E Gesù ci difende, ci sostiene. E sono deboli e fragili, sono mie creature e so come le ho plasmati. La sua misericordia ci ricrea. Combatte allora chi mi combatte. E poi ecco, il salmista presenta questa affermazione, questa curia: afferra lo scudo, corazza, sorgi in mio aiuto, impugna. E una esortazione che facciamo al Signore, che è già pronto a intervenire, però nel momento in cui il Signore non agisce, se noi non gli diamo il permesso di agire, per questo impugna, lancia scure contro chi mi insegue, dimmi, sono io la tua salvezza. E ci si affida a Lui, dimmi,
Allora ogni giorno è il Signore che ci dice questo: dimmi, dimmi sempre, sei tu la mia salvezza. E mi salva dalle situazioni incresciose in cui ci troviamo o ci possiamo trovare. Signore, tu sei la mia salvezza. Sono nella confusione, sono nella trepidazione. Signore, tu solo mi puoi salvare. Dimmi, sono io la tua salvezza. Perché non dobbiamo affidarci a Lui? Perché vogliamo affrontare le difficoltà che sappiamo sono insormontabili se non ci affidiamo a Lui? Perché noi tergiversiamo su noi stessi e ci ragioniamo sopra? Se Lui dice dimmi, sei tu la mia salvezza, e io glielo dico, e Lui viene. Siamo noi il pericolo numero uno di noi stessi. Siamo veramente, non lo so, cioè siamo sfuggenti a quell'aiuto che viene proposto a noi. Sfuggiamo perché pensiamo che è una fantasia, un qualche cosa, un giochino, qualcosa che è strano, qualcosa di ingannevole. Purtroppo è così. Noi siamo così e noi inganniamo noi stessi. Impugna lancia scure contro chi mi insegue. Dimmi, 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 sono io la tua salvezza. Ci dice tante cose e noi invece non crediamo proprio manco la virgola di queste cose che ci diamo. Non dobbiamo chiedere perdono al Signore, possiamo andare avanti? E diciamo sommessamente: Signore, ti chiedo perdono perché molte volte non credo alla tua parola. Ripetiamolo per conto nostro. Allora, insieme siano svergognati e confusi quanti attendono alla mia vita. Giusto? Si salta al 9. 12. Vabbè, una volta che ci siamo, facciamo. Sì, facciamo. Retrocedono. Quanti attendono alla mia vita? Retrocedano e siano umiliati quanti tramano la mia scrittura. Allora, andiamo alle 9. Ma l'anima mia esulterà nel Signore e gioirà per la sua salvezza. Tutte le mie ossa dicono: chi è come te, Signore, che liberi il povero dal più forte, il povero e il misero da chi li rapina? Insieme. Sorgevano testimoni violenti, mi interrogavano su ciò che ignoravano, mi interrogavano desolazione per l'anima mia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorgi il mio aiuto, Signore. Giudica la mia... Ascoltate, molte volte noi facciamo del bene continuamente, noi siamo sempre disponibili, siamo sempre pronti. Quante volte abbiamo aiutato questo o l'altro e poi si voltano le spalle, ci tradiscono. Cosa dobbiamo fare? Avere rancore? Dobbiamo vendicarci? No. Siamo chiamati come Gesù a perdonare. Di Gesù si dice questo: transit, passò bene facendo del bene e te sanando omnes e guarendo tutti. In tutte queste cose poi sente rifiutato, crocifiggilo. Siamo venerdì, ci richiama anche questo. Allora guardiamo colui che hanno trapinto. Dobbiamo avere gli stessi sentimenti di Gesù. Non chiudiamoci in noi stessi. Chiediamo: come faceva Gesù, voglio farlo pure io, imparate da me. Dobbiamo imparare da Lui come faceva per compiere come Lui faceva. Perdono, perdono. Gesù, pensaci tu, io perdono. L'Ave Maria ci dà la certezza
di aver perdonato chi ci ha offeso. E salutiamo Gerry e Massimo. Gesù, prendi se tu. Giudica la mia causa, Signore, difendimi con la tua forza. Ma io, quando erano malati, vestivo di sacco, mi affliggevo col digiuno, la mia preghiera riecheggiava nel mio petto. Accorrevo come per un amico, come per un mio fratello, mi prostravo nel dolore come in lutto per la madre. Guardate le delusioni e delusione come si risponde, purtroppo. Ma essi, i cieli, volano della mia caduta, si radunano contro di me per colpirmi di sorpresa, mi danno di continuo, mi mettono alla prova, mi corrono di servi, contro di me divinano i loro eventi. Gesù come si comportava dinanzi a queste persone che lo sputavano, lo deridevano e lo imprecavano? Allora, è così che dobbiamo fare anche noi. Non è un ciocchetto, è una vita, è la vita, la nostra vita. Altrimenti diventa, la nostra vita diventa un'eresia continua, diventa una delusione continua, la inutilità della nostra esistenza. Se noi vogliamo ragionare a tutti i costi, siamo incapaci di gestire dentro di noi tutte le nostre forze per mantenerci dentro il perdono e il compativento dei nostri fratelli che sono deboli come sono io. Allora ecco perché Gesù è venuto. Non possiamo comprendere il mistero della nostra debolezza senza comprendere perché Gesù si è fatto uno di noi. Ha preso la nostra carne umana, perché ha preso la nostra umanità deficiente per darci pienezza di grazia, forza e vigore. Perché la forza la possiamo attingere da Lui che si è fatto uomo come noi. Vive in misericordia, ricco di misericordia e di bontà e di grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giudica la mia causa, Signore, difendimi con la tua forza. Adesso questo terzo salmo, faremo tre salti. Celebrerò la tua giustizia, Signore. Canterò la tua lode per sempre. Fino a quando? 17-19. Fino a quando, Signore, starai a guardare? Libera la mia vita dalla loro violenza, dalle zanne dei leoni, l'unico mio bene. Ti renderò grazie nella grande assemblea. Ti loderò in mezzo a un popolo numeroso. Non esultino su di me i nemici bugiardi, non strizzino l'occhio quelli che senza motivo mi odiano. Allora tutti 22. Signore, tu hai visto non da cielo. Signore, da me non stare lontano. Destati, svegliati per il mio giudizio, per la mia causa, mio Dio e Signore. 27-28. Esulti e gioisca chi ama il mio diritto. Dica sempre: grande è il Signore che vuole la pace del suo servo. La mia lingua mediterà la tua giustizia, canterà la tua lode per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Celebrerò la tua giustizia, Signore, canterò la tua lode per sempre. Ci sperimentiamo la sua grazia nella nostra vita, nella nostra debolezza.
Sentiamo. Figlio mio, custodisci le mie parole. Osserva i miei precetti e li vivrai. Oracolo messianico di Natan. La pillola qua. Fate già mosso. La pillola. Allora su, aspetta un po'. Profezia di Natan, poi sentiamo. Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ha dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda. Natan rispose al re: va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te. Capite? Quindi il desiderio è una cosa bellissima, vuole costruire un tempio straordinario. Non è giusto che io abito in una casa ben arredata, meravigliosa, e invece l'arca santa è nella tenda. Gli voglio fare un tempio grandioso. E Natan dice: ma meraviglioso, complimenti di questo progetto che hai in mente. Allora Natan. Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore. Attenzione, allora, ecco, l'uomo vorrebbe precedere il progetto di Dio, anche se cose belle che noi abbiamo nella mente, dobbiamo stare attenti, perché il tempo con cui noi vogliamo realizzare qualche cosa non è il tempo di Dio. Allora bisogna pregare, bisogna attendere, consigliarsi, per evitare che di precedere il Signore. È Lui che ci precede, noi non possiamo fare nulla su questo. Attenzione, perché è molto importante. Ogni ragazzo che cresce subito pensa al suo matrimonio. Quando si arriva a una certa età si pensa al matrimonio e si pensa al ragazzino. È lì che c'è le scelte difficilissime, e bisogna, un po' come il Padre Pio ha dato le coordinate per scegliere i futuri sposi, cioè il futuro sposo, il futuro padre della famiglia, la futura madre dei propri figli. E lì è difficile. Per questo occorre molta preghiera e molto ascolto. Tutti gli errori che facciamo nelle scelte è la frettolosità con cui uno si va a accaparrare il primo malcapitato o malcapitata che gli gira attorno. Questi sono gli errori gravissimi. Quello che, guardate, nella Sacra Scrittura ci parla di attenzione e anche di scelte. Se voi ricordate, c'è stato uno dei passi del libro della Cronache dove un certo Giovanni Careca guidava un gruppo numeroso che li guidava per salvarli dall'incursione dei babilonesi, e si è rifugiato proprio in Israele e ha chiesto a Geremia che cosa doveva fare. Doveva rimanere in Israele oppure andarsene via, perché c'era questo rischio
c'era il rischio di essere decimati, cioè di essere distrutti. E hanno chiesto consiglio a Geremia. Geremia dice: non vi posso dire nulla, dammi una settimana di tempo per pregare. Vi ricordate che una volta l'abbiamo detto o no? Tu ti ricordi? Meno male che ci sono. Non dimenticate queste cose che sono molto preziose per la scelta. Ha chiesto una settimana. Dopo una settimana chiama Giovanni Careca, perché mi ricordo Careca perché ci abitavo qui a Via De Gasperi, una famiglia Careca che aveva una produzione di vino tutto particolare. Comunque, allora, dopo una settimana chiama questo capo di questo gruppo numerosissimo e dice così: il Signore mi ha detto così, rimanete qui. E la spada dell'esercito non vi toccherà, sarete salvi. Hanno ringraziato e hanno fatto un consiglio tra di loro, perché fra tutte le altre cose questo il territorio vicino è vicino di questo Nabucodonosor, di questo esercito vicino al territorio, per cui disse: guarda, è meglio che se andiamo in Egitto saremo più sicuri, più lontani. E loro se ne sono andati. Benissimo, dice il libro delle cronache che la spada li ha raggiunti lì in Egitto, sono stati decimati tutti dal popolo come si chiama? Babilonese. Così allora chiediamo consiglio al Signore prima di tutto, non anticipiamo le scelte che vogliamo fare, consultiamoci con Lui. Andiamo. Versetto. Confesso a Dio Onnipotente. A voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, e tu, la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
Qualsiasi scelta mettiamo sotto lo sguardo dello Spirito Santo, non facciamo di testa nostra per evitare cose gravi e non si ritorna indietro, mamma mia, perché distrugge tutto, ogni scelta sbagliata, poi il demonio rincarica la dose. Rifiuto, poi c'è il rifiuto, perché le scelte che fanno diventa una dipendenza, una carcerazione, una dipendenza di morte, si muore. Oltre si muore nella speranza, si muore anche nella serenità, nella pace, non c'è più pace nel cuore. Guardate quanti gravi disastri ci sono nel mondo, perché ognuno vuole gestire se stesso senza confrontarsi con Lui, perché quando il Signore ci ha creati, ci ha scelti per un compito ben preciso. Se Lui dice tutto ha fatto con misura, peso e calcolo, ogni cosa ha il suo posto, ogni cosa ha il suo posto, ogni cosa funziona se è al suo posto. Se un ragazzo non funziona bene perché è disubbidiente, fa di testa sua, è disubbidiente, distrugge se stesso, è fuori fase, è spostato, sposta tutte le cose, perché l'ubbidienza aiuta la nostra debolezza. Quando uno ubbidisce, la nostra debolezza dice di scegliere una cosa più facile, più consone ai nostri gusti, ma il Signore invece dice scegli ciò che è giusto, anche se tu devi rinnegare i tuoi progetti, perché i suoi progetti sono liberanti, ti fanno crescere bene, c'è un futuro sereno, pieno di grazia, pieno di speranza. Per questo la Sacra Scrittura ha un compito particolare, un compito che di compimento dell'opera, cioè dire Lui ha progetti di pace, no? Così, poi anche perché il volere e l'operare di Dio vengono da Lui, fra tutte le altre cose, per i suoi benevoli disegni. Lui ha un disegno ben preciso su di noi. Non facciamo di testa nostra. Noi dimettiamo disordine, disarmonia. Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore. Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore. Attenzione, qui lo rimprovera e gli dice, scusami,
Chi ti ha fatto re? Non sono stato io? Dove eri prima? Tu facevi il pastore. Era una città che non contava nulla. Io ho stabilito le cose a mio piacere. Cioè dire che è un disegno ben preciso. Allora, forza. Forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti. Ecco, sei tu o io. Sono io? Chi è che guida la storia? Tu o io? Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. Perché così ho voluto? Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele, a cui avevo comandato di pascere il mio popolo, Israele, perché non mi avete edificato una casa di cedro? L'ho detto no. E allora, perché tu mi vuoi anticipare? L'iniziativa viene da ora. Ora? Dunque dirai al mio servo Davide, così dice il Signore degli eserciti. Così dice ad ognuno di noi. Così dice ad ogni ragazzo, tutti, per tutti. Io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fosti capo del mio popolo, Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Quindi io ho distrutto i tuoi nemici, ma gli altri ti battevano le mani, ma la forza veniva da me. Conoscendo la storia di Davide, veramente era diventato un eroe meraviglioso e stupendo, ma ero io con te, io operavo in te. Allora, ecco per quale motivo Gesù poi prenderà un versetto e dirà così: quando vi loderanno e diranno bene di voi, voi dovete dire così: siamo servi inutili, abbiamo fatto solo il nostro dovere. Servi inutili significa che siamo stati utilizzati da Lui a servizio di Lui, perché Lui opera tutto in tutti e opera per mezzo di noi, di tutti. Però dobbiamo avere la coscienza, perché nessuno poi lodato, osannato, applaudito possa dire sono stato io. Per questo Gedeone, vi ricordate che aveva fatto preso 30.000 soldati per combattere l'esercito, come si chiama? Eh? Comunque. Comunque. Allora, e ha detto sono troppi 330.000 soldati. Deve prenderne di meno, perché nessuno dica che l'esercito nostro ha sconfitto, non il Dio che ha dato la forza e il vigore di sconfiggere il nostro nemico. Signore è geloso quando lui compie qualcosa. Allora, i miracoli che accadono qui nella parrocchia è opera di Dio. Giudici 7. Come? Giudici 7. Ma cosa? Il Signore disse a Gedeone: la gente è ancora troppo numerosa. Sì, lo so. Contro? Contro l'esercito. L'esercito qua. Contro chi? L'esercito piena. La gente. Contro chi? I Madianiti, basta. Bravissimi. Mamma mia, date una laurea in teologia. Allora, compriamo, perché altrimenti non dobbiamo gloriarci, perché tante volte ci sono molte persone che
che sono delusi perché ho fatto questo, ho fatto quell'altro, quello e quell'altro, eccetera, e non mi hanno nemmeno ringraziato. Ma tu hai fatto per essere gratificato oppure per la gloria di Dio? Facciamo le cose per amore di Gesù oppure per amore vogliamo sentirsi dire grazie, che è molto importante dire grazie, ma non dobbiamo noi lavorare per il grazie, la gratificazione che gli altri devono farci per noi. Non è così, è così. Perché abbiamo tutto ricevuto da Lui e noi dobbiamo usare quello che abbiamo ricevuto per la gloria sua, per manifestare la gloria e la gratitudine a Lui che opera per me. Ciao, ti salutare. Allora? Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non cremi più, e i malfattori non lo opprimano come in passato. È come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo, Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Ecco, fa una profezia su Davide. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Allora attenzione, parla sì di sé di Salomone, però è talmente grande questa profezia che si riferisce solamente al Messia, cioè dire il Gesù che sarebbe venuto dalla discendenza di Davide, è Gesù, egli edificherà una casa al mio nome. Parla di Salomone, però vi dicevo, questa profezia va oltre Salomone. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Ecco, padre, quindi una il padre che manda il suo figlio, Gesù. Se farà il male, lo colpirò come con verbi all'uomo e con percosse di figli d'uomo. Ma non ritirerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Natan ne parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Allora il tema, allora, oracolo messianico, detto un fatto che è accaduto a Davide. E Natan diventa il profeta, profezia della messianicità. Natane parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Allora il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse: chi sono io, Signore Dio, e che cos'è la mia casa, perché tu mi abbia condotto fin qui? E questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, Signore Dio. Tu hai parlato anche nella casa del tuo servo, per un lontano venire. Capite? Per un lontano venire, ecco la profezia messianica. Questa è la legge per l'uomo. Per l'uomo, Signore Dio. Che cosa potrebbe dirti di più, Davide? Tu conosci il tuo servo, Signore Dio. Per amore della tua parola e secondo il tuo cuore, hai compiuto tutte queste grandi cose, manifestandole al tuo servo. Tu sei davvero grande, Signore, Signore Dio. Nessuno è come te e non vi è altro Dio fuori di te, proprio come abbiamo detto con i nostri orecchi. E che come il tuo popolo, come Israele, unica nazione sulla terra, che Dio è venuto a riscattare
per la tua terra, davanti al tuo popolo, che ti sei riscattato dalle nazioni d'Egitto e dai tuoi dei e dai suoi dei. Hai stabilito il tuo popolo Israele come popolo tuo per sempre, e tu, Signore, sei diventato Dio per loro. Ora, Signore Dio, la parola che hai pronunciato sul tuo servo e sulla tua casa, confermala per sempre e fa come hai detto. Fermi, basta così. Allora, vedete un pochino, Davide definisce Dio come Dio che guida la storia. Lui fa esperienza diretta a Davide e definisce Dio che guida la storia, e nessun altro può guidare la storia. Nessuno può prendere il posto di Gesù Cristo nel cammino della storia. E vi sto dicendo una cosa molto importante, voi siete così tranquilli. Capito? Comprendiamo? No, è così, guardate, Dio della storia, lui ha tracciato la storia, lui continua a tracciare la storia, come ha fatto con il popolo di Israele, che li ha liberati dopo 430 anni dal faraone, così continua a liberare da tutte le potenze invernali che bloccavano e deportavano in Babilonia o meno, dove. Oggi la storia non è in balia di se stessa, anche se noi vediamo una situazione veramente terribile, perché siamo a tempi inoltrati dove la scienza e la tecnica e anche l'atomo è stato utilizzato per la morte, non per la vita. Siamo a livelli altissimi dove l'uomo può distruggere tutto il mondo. Benissimo, Dio è il Padre, è colui che guida la storia. Sembra un assente, perché quello continua a minacciare continuamente, continua a bombardare, continua. Pensate a tutti questi soldi che ci sono per le guerre, c'è una crisi enorme, finanziaria straordinaria, oltre che quella etica e morale. Ma lui che guida la storia. Questa è una pagina molto importante. Verrà lui, il principe della pace, colui che regnerà e porterà la pace. Così tutti i regni si sono tutti capovolti, distrutti. Adesso chi regna è Cristo Gesù nella nostra storia per mezzo della Chiesa. No, dico, Sant'Agostino dice. Sant'Agostino dice che molte volte noi ci lamentiamo di tutto questo male nel mondo perché noi guardiamo solo la parte del corpo, non guardiamo l'anima. Cioè Dio conduce la storia. Il Signore non vuole il male, ma può permettere per un bene interiore, cioè dell'anima, cioè, sì, sì. Anche se non vuole il male. Sì, esatto. Il Signore non permetterebbe il male se non fosse capace di tirare il bene dal male. Per i nostri pericoli di fede. Sì. No, tu hai detto, leggi più forte, forse. Dio essendo sommamente buono non permetterebbe il male se da esso non ne potesse trarre il bene. San Tommaso d'Aquino. Benissimo. Allora abbiamo terminato, cosa? Gasparino. L'angelo disse a Maria: concepirai un figlio e lo darai alla luce. Ecco, vedete come il Salmo responsoriale ci parla di questo, di queste cose. Partorirai un figlio, lo chiamerai un figlio e lo darai alla luce.
Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà sempre sulla casa di Giacobbe. È l'angelo che gli fa comprendere che già è stato preannunciato il compito che la Madonna avrebbe fatto. Sarebbe stata la donna che farà entrare nella storia il figlio di Gesù, Messia, che salverà il mondo. Il Signore ha giurato a Davide: non ritratterà la sua parola, il frutto delle tue viscere lo metterò sul tuo trono. E regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Allora, il frutto delle viscere, di quale viscere? Di quale viscere? Dico, sì, parla a Davide, quali sono le viscere del figlio della Madonna? Il suo regno non avrà fine, e li faccio così. Venga il suo regno, quando dite pregate, dite Padre nostro, venga il tuo regno. E Gesù lo dirà a Ponzio Pilato: il mio regno non è di questo mondo. Ecco, perché se fosse stato di questo mondo, e questa parola ha toccato il cuore del buon ladrone che si convertirà. E gli dirà il tuo regno, quindi un regno, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Seconda lettura. Libro sulla predestinazione dei santi, Sant'Agostino Vescovo. Gesù Cristo nato dalla stirpe di Davide. Secondo la carne, secondo la carne. Fulgidissima luce di predestinazione, di grazia, è lo stesso Salvatore, il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, con quali i suoi meriti, antecedenti di opere, di fede, la natura umana presente in lui ha fatto sì che raggiungesse tale grado? Mi venga data una risposta, per favore. Quell'uomo, assunto dal Verbo coeterno al Padre, nell'unità della persona, come ha meritato di essere il figlio unigenito di Dio? Quale sua opera buona, qualsiasi precedente? Che cosa ha compiuto prima? Che cosa ha creduto? Che cosa ha chiesto per arrivare a questa ineffabile grandezza? Forse che il Verbo, creando e assumendo l'uomo, dal momento in cui cominciò ad esistere, quell'uomo stesso non cominciò ad essere l'unico figlio di Dio? Sia per noi ben chiaro che è nel nostro capo, Cristo, che si trova la sorgente della grazia, da cui essa si diffonde per tutte le sue membra, secondo la capacità di ciascuno. Per mezzo di quella grazia, ogni uomo diviene cristiano all'inizio della fede. E fu pure quella grazia che quell'uomo, fin dall'inizio, è diventato Cristo. Questo è rinato dallo stesso Spirito, dal quale è nato quell'altro. Colui che opera in noi la remissione dei peccati è quel medesimo Spirito che preservò quell'altro da ogni peccato. Certamente Dio seppe in precedenza ciò che avrebbe compiuto. Quindi la predestinazione dei santi è quella che ebbe il suo massimo splendore nel Santo dei Santi. Chi interpreta giustamente le parole della verità, come può negare questa dottrina? Infatti, noi sappiamo che lo stesso Signore della Gloria, in quanto Figlio di Dio, si è fatto uomo, fu predestinato. Gesù, dunque, è stato predestinato. Egli doveva diventare figlio di Davide secondo la carne. È stato predestinato ad essere nella potenza figlio di Dio secondo lo spirito di santità.
Ecco perché è nato dallo Spirito Santo e dalla Vergine Maria. E questa è stata appunto l'impresa singolare dell'uomo, impresa compiuta ineffabilmente dal Dio Verbo, in modo che fosse davvero e propriamente chiamato al tempo stesso figlio di Dio e figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo per la natura umana assunta, figlio di Dio perché chi l'assumeva era il Dio unigenito, perché non si credesse ad una quaternità invece che alla Trinità. Questa sublimazione così grande, eccelsa e somma della natura umana fu predestinata in modo che non potesse essere più alta. Così, d'altra parte, la divinità non poté abbassarsi di più per noi, che con l'assumere la natura umana insieme alla debolezza della carne fino alla morte di croce. Quindi, come egli solo fu predestinato ad essere il nostro capo, così siamo stati predestinati in molti ad essere sue membra. Perciò tacciano qui i meriti che sono andati perduti per colpa di Adamo e regni la grazia di Dio che domina per opera di Gesù Cristo nostro Signore, unico figlio di Dio, unico Signore. Chiunque avrà scoperto che la generazione singolare del nostro capo è dovuta ai suoi meriti precedenti, cerchi pure di scoprire in noi suoi membra i precedenti meriti dello stesso capo ai quali è dovuta la rigenerazione moltiplicata. Responsorio. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Per riscattare coloro che erano sotto la legge. Per il grande amore con il quale ci ha amati, Dio mandò il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato. Per riscattare coloro che erano sotto la legge. Scusa.